Teresa. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Ma come? Avete licenziato la donna? Ah, beh, non credere che mi dispiaccia lavorare per la casa. E pensare che avresti potuto vivere da signora se volevi. Mm. E tuo marito? È là. Dove? In cantiere, dalla mattina alla sera. Io forse potrei aiutarvi. Oh, magari. Perché non provi a parlarne con mio marito? No, non è il caso. Sai bene che tipo è Giovanni, è cocciuto come un mulo. Ma non t'accorgi che non ha fatto che renderti infelice, mentre io potrei farti tanto felice. Basterebbe un tuo gesto, una tua parola. Perché non parli? Perché non mi dici niente? Potresti almeno pensarci, Teresa. Oh, ti prego! Io non ti permetto di farmi di questi discorsi. Anche se ha fatto degli errori, io amo mio marito. Quindi smettila, una volta per sempre. Paoletta! Signora, lei come moglie non è obbligata a rispondere. Si comporti come crede meglio. Da quanti anni è sposata? Sono 12 anni questo settembre. E in tutto questo tempo ha mai notato lei nel carattere di suo marito qualche cosa di strano, di violento? Di strano magari sì, nel senso che è un uomo un po' chiuso, sempre lì a lavorare nel suo cantiere, fra le sue bacche. Ma violento no, lo escludo. Aveva delle difficoltà però, delle grosse difficoltà finanziarie a quanto mi risulta. È vero, sì. Al principio, quando ci eravamo sposati, lui si era fatto molte illusioni. Con quel poco che gli aveva lasciato suo padre, aveva creduto di mettere su un cantiere nuovo. E invece le cose sono andate sempre peggio. Ma lui niente, non ha mai voluto arrendersi. Pare che fra lui e il Massari ci fossero rapporti di interesse, è vero? Certo, il Massari aveva imprestato del denaro a mio marito. Ma Giovanni glielo avrebbe senz'altro restituito. Lei lo conosce, signor maresciallo, lo sa. Come possono incolparlo di una cosa simile? È vero, signora, ma come si fa? Ci sono le prove, capisce? È stato visto entrare nell'ufficio del Massari, hanno sentito che litigavano. Il coltello è il suo, l'hanno riconosciuto tutti. E poi, scusi, scappare come è scappato lui. È come se avesse confessato. Ma sì, ma c'è tutta una vita. Non è possibile. Può andare. Bene, signora. Per adesso non c'è altro. Torni pure a casa. Oh, Teresa, è terribile. Ma devi farti coraggio, tutto questo passerà. Sei qui anche tu? Sì, per la testimonianza. Non potevo esimermi, ma tu stai tranquillo. Ragioniere? E conta su di me. Abbi fiducia, vedrai. Ormai non abbiamo più saputo niente di lui. Ma lei che è sua moglie non ha proprio nessuna idea? Sa, molta gente qui suppone il peggio. Lo so, ma al suicidio può pensare solo chi lo crede colpevole. Io no. Forse ha ragione lei. Le ultime indagini hanno accertato che il testa, sotto false generalità, nel mese di luglio scorso si trovava ancora nascosto in Trento presso tale Molon Luigi, di professione falegname, ammonito. Lo stesso probabilmente da cui ebbe i documenti falsi, eccetera, eccetera. Dunque, con ogni probabilità non è morto. Ma forse sono morta io per lui. Come lei saprà, signore, il Ghezzi è stato arrestato e ha confessato. Che cosa? Ha fatto il nome della persona che uccise il ragionier Massari. Allora, Giovanni è innocente. Sì, signora, suo marito è risultato innocente. Il Ghezzi è imputato di favoreggiamento, falsa testimonianza, resistenza alla forza pubblica. Dunque, suo marito non è colpevole. E salvo qualche formalità, ora è libero e così può tornare a casa. Sì, ma forse è troppo tardi per me. Perché dice questo, signora? Perché non tornerà più ormai.